Allora ragazzi, siamo a Vonzo, Valle di Lanzo, c'è il Barna, c'è il nostro nuovo amico Ale e andremo al bivacco Cecilia Genisio, che ha un'altezza di 2003 qualcosa. Stiamo percorrendo il bosco che sale dolcemente e ci dirigiamo verso il sentiero. Allora ragazzi, abbiamo fatto il primo tratto in salita dal bosco, sono neanche un chilometro, però quasi 200 metri di dislivello, e ci congiungiamo a questa stradina che è sotto, però è chiusa da una sbarra. Oggi è veramente una giornata a livello di meteo top, ragazzi. Qui proseguiamo per Chiappili. Wow, guardate che bel panorama. Spettacolo. Siamo a Borgata Chiappili e c'è questa super 500 che è riuscita a salire. Spettacolare. Wow, che bello scorcio, ragazzi. Wow. Proprio una bella borgata, questa Borgata Chiappili con la fontanella. Bello, eh? Anche quest'albero maestoso qua è bello. Bellissima questa borgata. Da raccontare sia quando... L'inizio tira, un chilometro e 7, 300 qualcosa di dislivello. Wow. Chiappili. Che imponente sta parete. Wow. Bello bello. Pratica, il nostro amico Alessandro ci dice che lì lassù, dietro quella parete dritta, c'è il nostro bivacco. Sì, ci mancheranno ancora 900 metri di dislivello da fare più o meno in 3 chilometri. Qui siamo all'Alpe. Alpe Valmont. Ah sì, è scritto là. Sono ancora 2,5 km, sì. Guarda che meraviglia. Il bivacco dovrebbe essere dalle parti lì dove c'è quella parete.
ragazzi, siamo arrivati. Gli ultimi 150 metri di dislivello sono stati terribili. Neve, sprofondali. Noi giustamente abbiamo lasciato le ciaspole in auto. Vabbè, dai, siamo arrivati. Ragazzi, siamo sbucati subito nell'auto con questa clip perché cosa? Faceva perché caldo oggi? Sì, faceva caldo. Parecchio. Infatti il freddo ha scaricato tutta la batteria. Nel bivacco c'era -1. -1, sì. Fuori non si sa. Fuori non si sa. Bastava già la temperatura interna. E che dire, la discesa ci ha spezzato le dita delle mani, dei piedi, dal freddo. Alessandro, gli è piaciuta tantissimo questa giornata e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao ragazzi, salutate ragazzi. Ciao. Saluta Antonio.